Sti Colors e benvenuti ad un nuovo video. Questo è uno dei classici video che avevo già girato. Qui la famosa rottura dell'hard disk ha portato alla perdita, ma bene così, perché almeno le risposte saranno nuove. Non mi ricordo manco quello che ho risposto l'altra volta, eccetera. Dico subito che non c'è la domanda tagga, però nemmeno taggo nessuno perché è un tag, riguarda un argomento molto specifico e di nicchia, che è il coming out. Come avrete detto, si tratta del coming out tag, ideato da Andy, scritto proprio così come ve l'ho detto, Andy. Vi lascerò il canale di Andy nelle info. E approfitto. Questa volta sponsorizzo all'inizio, così voi siete costretti a guardarvi le sponsor. Per sponsorizzare anche un canale che non lo sa di uscire proprio in questo video. E il canale si chiama proprio col nome e cognome della persona. Sponsorizzo Francesco Perrini. Decido di sponsorizzarlo proprio all'interno del coming out tag, perché è una persona che insieme al partner civile, io direi marito ma non si può, quindi nessuno mi denunci, grazie, si vive a 360 gradi sia nella vita sia su YouTube. E purtroppo con tutte le persone che invece si sposano con le donne per copertura, le persone come lui e come Rosario sono purtroppo diventate eccezioni da ammirare, e io spero che questa cosa un giorno cambi e spero di essere ancora vivo per festeggiarla. Ma va bene, è già più di un minuto che parlo, io direi di iniziare con le domande del tag, che questa volta mi sono preparato. Nome, mi chiamo Riccardo. A che età hai fatto coming out? Allora, qui bisogna fare un piccolo discorso. Io ho fatto due coming out in realtà, perché vivevo in un contesto fortemente maschilista e fallocentrico. Quindi il mio prima coming out, mio primo coming out fu come bisessuale, perché mi avevano convinto che prima di dovermi dichiarare gay dovevo assaggiare i genitali femminili. Bello, eh? Bella considerazione della donna. E quindi il mio primo coming out fu come bisex. Un anno dopo, con l'avvento della prima fiamma, ho capito che non mi interessava l'altro sesso, quindi ho fatto il coming out definitivo come gay. Cosa ne pensarono i tuoi genitori? Allora, quando ho fatto il coming out come bisessuale, mia madre mi disse che non era possibile, nel senso che o mi piacevano gli uomini o mi piacevano le donne, e il bello è che ci sono ancora persone più giovani di mia madre che la pensano così. Mio padre praticamente neanche se n'è accorto del primo coming out. Quando invece mi dichiarai come gay con l'avvento del primo fidanzato, ma devi capire, non ce l'aspettavamo, bla bla bla. Poi il finale della favola è che quando sono andato via di casa non mi ha supportato, e qui mi fermo, vabbè. Com'è stata la tua vita da allora? Presumo che questa domanda si riferisse a come ho vissuto il camminato invece in generale, al di là del discorso genitori. Per me dichiararmi, soprattutto la seconda volta, perché la prima era un po' forzata, è stata una liberazione. Non ne potevo più di dover fingere per forza di volere una fidanzata, che mi piacessero le ragazze, fare complimenti alle ragazze, nel senso di provarci, mentre se adesso devo dire che una mia amica è una gran figa, gli dico che è una gran figa senza tanti problemi, perché il mio è un complimento totalmente disinteressato, ai tempi era un problema. Ho capito veramente che in quel momento ci teneva, e da quel momento raramente ho cambiato amicizie per il mio orientamento sessuale. Le amicizie sono finite sempre per altro, quindi in buona sostanza è stata una liberazione. Le mie piccole esperienze lavorative non sono state invece positivo per quanto mi riguarda il coming out. Ho imparato che quando lavorerò,
dovrò tenere fuori la vita privata dalla vita lavorativa, perché purtroppo la fortuna di Francesco, che aveva i suoi alunni all'Unione Civile, non ce l'hanno in tanti. Soprattutto conosco persone con esperienze molto più negative inerenti alla scuola che non posso raccontare in questo video. Cosa ne pensi dei genitori che cacciano di casa, ho sbagliato a scrivere, o maltrattano i figli dopo il loro coming out? Allora, io non sono, cioè sì, sono stato picchiato, ma non per essere gay, ma perché semplicemente avevo un padre maniscolo. Quindi non posso calarmi in questi abiti perché non è un'esperienza che ho. Non sono stato cacciato di casa, ma per quello che ho passato e che purtroppo non posso dire in video, almeno finché avrò anche solo un parente in vita, avrei preferito di gran lunga essere cacciato di casa, anche se per legge i genitori devono mantenere, io avrei sperato di essere nelle condizioni di non chiedere più niente ai miei, perché appunto non mi hanno accettato nella maniera più assoluta. Però vorrei dire, se questo video sta venendo guardato da persone che magari stanno pensando di fare coming out, che fortunatamente il mio comincia ad essere un caso un po' più isolato di qualche anno fa, nel senso che conosco persone più giovani di me, che ho 28 anni per la cronaca, che stanno ricevendo risposte positive al coming out. Quindi, cioè, non prendete la mia esperienza come esempio, ma un'esperienza. Passiamo all'altra domanda: gay si nasce o si diventa? Allora, a parte che ci sono degli studi proprio scientifici secondo cui gay si nasce, se riesco vorrei mettervi anche nell'info box un video, un articolo, qualcosa del genere che cercherò approfonditamente prima di pubblicare il video, che dimostra quello che sto dicendo scientificamente. Per quanto riguarda invece la mia esperienza, rispolverando le mie sensazioni, i miei sentimenti fin da bambino, vi dico che io sono nato gay e le ragazze le ho sempre apprezzate come amiche e alle quali al massimo mi divertivo a chiedere perché non si mettevano la collana, gli orecchini e l'anello, perché ho sempre avuto un po' l'animo da stilista solo per questo. Cosa pensi delle persone che tengono tutto per sé senza parlarne a qualcuno? Penso che non sono condannabili perché ogni persona è a sé, però nello stesso tempo penso che non siano nemmeno invidiabili, ho sbagliato il congiuntivo prima, bello, bravo. Non siano nemmeno invidiabili perché non c'è cosa più appagante del camminare a testa alta, dell'essere sicuri di se stessi e via discorrendo a 360 gradi, non soltanto per quanto riguarda l'orientamento affettivo barra sessuale. Ecco, stavo già per rispondere all'altra domanda: come ti senti con te stesso? Adesso alla veneranda, si fa per dire, età di anni 28, ho molta più sicurezza per quanto riguarda l'essere me stesso. Certo, rimango timido in percentuale, però non è, a mio parere, una timidezza patologica, bensì superabile, nel senso, diciamo che superato il primo impatto si vede quando una persona mi piace, cosa che non è sempre stata così. Anzi, mi piacerebbe tantissimo, ma veramente tanto, uscire dal virtuale più di quanto non riesco a fare adesso, però vivere a Grosseto non aiuta, perché comunque gli abitanti sono pochi a prescindere da quello che è l'orientamento affettivo sessuale, quindi non è una cosa facilissima uscire dal virtuale. Posso però allo stesso tempo lavorare ancora di più su me stesso per avere l'autostima ancora più alta e essere ancora più sicuro. C'è ancora da lavorare, forse c'è sempre da lavorare tutta la vita. Hai un consiglio da dare alle persone che hanno paura di farsi avanti? Il mio consiglio è quello di andare, perché
per gradi, cioè. Non vi sentite sicuri della reazione dei vostri genitori? Cominciate dagli amici. Dagli amici, dalle amiche, dagli amici con l'asterisco, quelli che vi fate. Cominciate dalle amicizie e se le vostre amicizie non vi accetteranno vuol dire che non erano vere amicizie, lo so che è una frase fatta, ma credetemi così. Specialmente se siete molto giovani è più facile farsi vedere nuove. Io ho cominciato a essere giudicato più per la mia disabilità, diciamo dopo i 16 anni, prima no. E quando vi sentirete più sicuri con voi stessi e col sostegno dei vostri amici, casomai potete iniziare a passare, non lo so, al membro della famiglia al quale vi sentite più legati, che sia la mamma, il papà, la zia, la cugina, la sorella, non lo so, dipende da voi, però andate per gradi, scegliete, fate discernimento. E non abbiate paura perché qualcuno che vi accetterà c'è, uno di questi per esempio sono io. Se volete potete contattarmi tramite social. Il tag è finito. Ho fatto cadere il mouse per la terza volta, voi non l'avete visto perché lo toglierò. Come ho detto prima, non taggo nessuno. Passate dal canale di Francesco Bernini perché è veramente una cosa spassosa. Ho già fatto. Ha pubblicato il video delle maschere, da ridere, da ridere. E ovviamente se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al mio, attivate la campanella per non perdere i prossimi video e come ho detto, trovate tutti i miei social sotto. Ciao!